Qualcuno di voi mi ha chiesto espressamente in un commento di un video, oppure non so, su Instagram forse, di farvi vedere la Tripletto, quindi testina per decespugliatore della DSV, che comunque è una buona testina. Io l'ho provata, infatti questo sarà un video in cui non provo nulla, dato che l'ho già testata per qualche mese e qui dico un po' delle mie opinioni. Ora, testina DSV Tripletto, l'idea è veramente ottima, è bilanciata in masse, il sistema di ricarica dei fili, quindi avendo uno spezzone di filo e inserendolo è, cioè veramente è veloce, pratico. Ho notato diverse pecche, o meglio, almeno per quello che devo fare io, non è la soluzione più adatta, e ora vi spiego anche magari il perché. A mio avviso è una testina che devo utilizzare chi fa lavori gravosi, magari con rovi, con piante molto molto alte, con fili anche di diametri veramente grandi, perché ho notato che con fili da 3 mm in su non ha problemi, anche 2,5-3 non ha problemi. Con magari diametri un po' più piccoli, il filo tende a sfuggire o comunque con le vibrazioni esce un pochino dalla sede. A mio avviso non è adatta per fare che ne so, i bordi dei prati, perché è una testina che tende veramente a grattare molto molto il terreno. Infatti la distanza tra la base d'appoggio e il filo è veramente veramente risicata, quindi a mio avviso è una testina forestale per lavori veramente gravosi. Inoltre io ho un 25 cm di cilindrata e fa fatica soprattutto con 6 fili a farla girare, a farla muovere e quindi tagliare. Quando si consuma un po' il filo va meglio, perché naturalmente più corto fa un pochino meno fatica, ma dal momento in cui noi andiamo magari a prendere un po' di terreno, un po' di sassi, i giri del motore naturalmente si abbassano e quindi fa fatica. Magari invece di un 25 centimetri cubici lo proviamo su un 45, che ne so, su un TJ 45 o addirittura meglio su un TJ 53. E lì la situazione magari potrebbe cambiare. Non l'ho mai provata su questi generi di cespugliatori, quindi ancora diciamo che questa, tra virgolette, recensione è a metà. Quindi per questo oggi la smonterò perché non è adatta al mio fare e rimonterò quella batti e vai della Sabart. Con queste qui mi sono trovato veramente veramente bene. Non ne ho già parlato in altri video. In quasi 2 anni di utilizzo non mi ha mai dato problemi, anche su rovi, su piante infestanti veramente molto alte si va veramente lisci. Ora quindi la smonto e rimetto l'altra, ora. Anche il sistema di bloccaggio è veramente molto semplice. Infatti basta il dado del decespugliatore e una rondella. La testina è questa in pratica, un pezzo di alluminio. Mi dispiace, veramente mi dispiace. Io pensavo un po' meglio, però dai,
bisognerà provarla con in altre situazioni, in altri contesti. Ora rimetto questa. E nel senso mi è veramente dispiaciuto perché ne parlano tutti molto bene, cioè meglio per le recensioni che ho visto io ne parlano bene, ma hanno esigenze naturalmente diverse dalle mie e macchinari differenti. Quindi per chi la consiglierei, chi magari deve fare dei lavori gravosi, per chi ha dei terreni incolti, per chi lavora sui rovi, ma soprattutto per chi ha dei macchinari con cilindrate, diciamo dai 40 centimetri cubici in su. Io ricado sempre sulla Sabart, anche questa volta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, questa era una breve chiacchierata su come mi sono trovato con questa testina qui. E quindi niente, usciranno tra poco diversi video in diverse tematiche, spero comunque di portare qualche nuova collaborazione, infatti qualcosa sta già uscendo. E quindi niente, io ho rimontato la vecchia, tra virgolette, testina qui, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!